Beh, io credo che la partita di stasera abbia così, fatto proprio vedere che la squadra nella sua bravura, nel suo andare avanti col tempo, riesce comunque ad assorbire in un qualche cosa di costruito un giocatore come Denis Marconato e che ha dei punti di riferimento precisi. Oggi a noi è servito molto Marconato perché non ci ha fatto cambiare minimamente il nostro modo di giocare come avevamo fatto invece nelle partite senza Cusine, senza di lui. Mi sembra che sia stata una partita molto interessante sotto un punto di vista tecnico, l'isolamento di White contro Radori, i ricevi di Kaukenas che attaccava, però noi penso che la cosa migliore che abbiamo fatto è stata la difesa sui pick and roll in movimento quando Cicciarini la va a riprendere correndo, stando molto appiccicati alla palla e con il lungo sempre in buona posizione a contatto con l'altro lungo pronto a fare un passo. Lì non le abbiamo mai dato del vantaggio e quindi siamo sempre riusciti a rimanere incollati senza andare con troppe rotazioni e questa è stata la miglior cosa difensiva che ci ha permesso di tenere sempre sotto controllo la partita. Potevamo evitare 3 o 4 palle perse di cui almeno 4 sono stati fischiati per infrazione di passi e quello è stato il motivo che non ci ha fatto mai andare via dalla Reggio Emilia. Reggio Emilia per me è un'ottima squadra, è ben allenata, ha punti di riferimento precisi, ha messo un innesto come per me una persona molto cara che è Rimas Kaukenas, che attacca da queste doppie uscite con un'energia ancora mi sembra un ventenne e sapevamo che era una partita difficile nei 40 minuti. Chiaro che poi quando si hanno anche un po' di fortuna, si ha un po' di fortuna come canestro di Gentile all'ultimo secondo del terzo quarto, tutto aiuta, però credo che l'accortezza difensiva che abbiamo avuto su tutto, stando attenti ai tagli di Cicciarini senza la palla, attenti ai ricevi di Kaukenas, attenti solamente di White, al lavoro sul pick and roll, a cercare di non prendere mai contropiede palleggiato che fanno loro. Io credo che una squadra come la nostra, che fondamentalmente fino adesso ha sempre giocato per fare un canestro in più degli avversari, oggi ha messo un bel mattone difensivo per portare a casa questa partita. No, il periodo è di sofferenza perché noi abbiamo l'assenza di Marco, abbiamo qualche acciacco, l'abbiamo avuto in Michael Jenkins che non si è allenato negli ultimi 2-3 giorni, abbiamo in Stefano Gentile che ha qualche problema al ginocchio che stiamo continuando a portare avanti nella soluzione e un po' di acciacchi comunque ci hanno tenuto, non ci siamo allenati proprio in maniera perfetta. Detto questo, io credo che erano 9 le partite, 10 le partite senza Cusine, adesso anzi erano 11, in teoria adesso ne mancano 8, 3 le abbiamo fatte. E sono contento dei 2 punti presi perché, ripeto, Reggio Emilia è una squadra che io temevo molto. E poi anche perché abbiamo un giorno in più adesso per preparare la partita di Parigi, che per noi è molto importante. Per quanto riguarda Adrian, domani ci mettiamo lì a, non che non l'abbiamo fatto fino adesso, però ci mettiamo lì a insegnarle ancora il discorso del piede perno, non può cambiarlo sulle partenze incrociate, ma secondo me molte volte l'istinto americano prevale, perché poi lui è uno anche che quando lo fai lavorare si applica, non è uno che non ti dà retta, però oggi in effetti ha fatto una partita, a mio avviso, buonissima, con queste pecche di non so quante palle ha perso. 5 palle perse, io credo che su 5 siano state almeno 4 infrazioni di passi per cambiamento del perno, quindi ha fatto una partita, lui sa che adesso tocca a lui, quindi si fa trovare pronto e deve essere pronto sempre. Come è il discorso che io ho detto e riletto, e probabilmente vi ho anche già stufato, quando Abi si fa trovare pronto, sta in campo,
se non si fa trovare pronto lì siede in panchina. Nessun demerito per Roberto Rullo e Marcel Jones, però giocare in 10 è difficile, ogni tanto tocca uno, ogni tanto tocca l'altro, quindi magari martedì a Parigi toccherà Marcello, toccherà Roberto. Credo che la scelta di mettere un giocatore più atletico come Abbas in questo tipo di partite dove i loro esterni erano molto forti e giocavano in questa maniera, credo che Abbas sia stato il giocatore giusto, che ci aiutava a rimbalzo, che ha coperto Kaukenas, ogni tanto White, insomma ha girato un po' sul perimetro, ha preso Cinciarini appena entrato, playmaker molto attivo, così grande. Chiudo purtroppo con un grande saluto al nostro tifoso Alberto Crippa, io so che i tifosi gli hanno riservato un intervallo, un applauso, è un ragazzo molto giovane, spiace molto, Pietro l'ha molto colpito, che aveva fatto delle foto insieme a lui, sapeva di essere il suo idolo, credo che sia importante anche in questa occasione ricordare chi ci ha dato tanto affetto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie.